continuano le video presentazioni di Italia medievale in questi tempi di coronavirus e mi sa che andremo avanti ancora per un sacco di tempo, però oggi sono particolarmente felice di poter presentare un lavoro importante e imponente anche dalle dimensioni di Victor Avera Magos, che si intitola Milites Baculi. Milites Baroli, chiedo scusa, Signori e Poteri a Barletta tra XII e XIII secolo. Victor è assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi della Basilicata, dove ha conseguito il dottorato in Storia, Cultura e Saperi dell'Europa Mediterranea tra antichità e età contemporanea. È anche vicepresidente dell'Associazione del Centro Studi Normanno Svevi ed è membro del comitato organizzativo della sede per l'Italia meridionale dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo, da poco costituito. Si occupa di storia istituzionale e politica, con particolare attenzione alla Puglia in età normanna, sveva e angioina. Quindi, Victor, benvenuto e lascerei direttamente a te la parola per la presentazione del tuo saggio. Perfetto, grazie mille Maurizio, grazie mille a te e a Italia Medievale per aver pensato di ospitare, diciamo, questo piccolo momento di introduzione ad un lavoro che è uscito da poco tempo. E ne sono particolarmente orgoglioso di questa, diciamo, di questa nostra chiacchierata. Faccio una piccola premessa: come hai detto tu, il lavoro è l'esito sono i risultati del mio dottorato di ricerca, che ha avuto come tutor Francesco Panarelli. Contemporaneamente il lavoro si incrocia anche con quella che è l'attività che l'Associazione del Centro Studi Normanno Svevi ha svolto negli ultimi 5 anni sul territorio, diciamo, della cosiddetta BAT provincia, la Barletta Andrea Trani, con particolare attenzione alla città di Barletta, un lavoro finanziato dal Comune di Barletta e dall'Arcidiocesi di Trani e da altre istituzioni, che ha prodotto una serie di sintesi, diciamo così, storiografiche e di ragionamento, che si sono andate a incrociare anche con la ricerca pura, diciamo, durante il mio lavoro di dottorato, ricerca che ha riguardato in particolar modo la città di Barletta e la costruzione della sua élite civica, come l'aveva definita Oldfield, che però ha una caratteristica particolare, perché la città di Barletta è una città che sostanzialmente prima del XII secolo non esiste. E particolarmente si potrebbe dire che non esista neanche dopo, se dovessimo prendere come nota distintiva di che cos'è una città, appunto, la famosa presenza del vescovo come, diciamo, elemento politico-istituzionale che caratterizza e connota le città, dalle quasi città, altre città, o come vorremmo definirle. Nel Mezzogiorno, in particolar modo, avendo una struttura, diciamo, diocesana molto puntuale, quelle che non sono sedi episcopali venivano definite in particolar modo dalla Corona Angioina, quando abbiamo a disposizione i documenti, appunto, delle fiscali e della Cancelleria Regia, venivano definite terre. Ed è un argomento molto interessante, perché di fatto Barletta non arriva mai ad ottenere il titolo episcopale e conseguentemente non può essere, diciamo così, definita civitas. Pur avendo invece un capitolo della Chiesa Madre molto forte, che a un certo punto si struttura e ha interessi che si incrociano anche con il capitolo della Chiesa Episcopale Cannese, città che, pur svuotandosi alla fine del XII secolo, e lo dirò a breve il motivo, mantiene il titolo episcopale. E Barletta prova a, i barlettani del tempo provano a ottenere, a incamerare questo titolo episcopale alla metà del 200, senza riuscirci, e conseguentemente Barletta resta terra e lo resta anche per la corona angioina e successivamente quella aragonese, tant'è che, appunto, Giovanni Vitolo, nella sua sintesi di impegno, ha chiarito molto, diciamo, bene questo passaggio, che però non, con, non, è, non, diciamo, non connota una distinzione di rango, diciamo così, tra le città episcopali, che nel sud Italia molto spesso erano poco più che borghi, capitava anche questo,
e invece le terre, soprattutto quelle famose, che venivano comunque convocate nei parlamenti o comunque nei momenti in cui la corona doveva interagire con appunto le università del Mezzogiorno, quelle che, diciamo, forzando un po' la mano, con un paragone ardito, possiamo in maniera piana definire i comuni del Mezzogiorno. Ed è, perché ti sto dicendo questo? Perché la provocazione con cui apro il testo è sostanzialmente il fatto che Cosimo Damiano Fonseca, in una frase sibillina che introduceva il volume sulle masserie medievali di Raffaele Licinio, scriveva: la storia del Mezzogiorno non è storia di città, ma è storia di territori. È una frase che, diciamo, per uno che studia le città, per uno che studia il contesto, diciamo, politico, istituzionale delle comunità del Mezzogiorno, è una frase evidentemente provocatoria, e quindi l'idea iniziale era quella di andare a verificare questo assunto. E Barletta è un caso che si presta benissimo ad una verifica di questo tipo. Perché? Perché è una città che ha una polidislocazione, cioè vale a dire è una città che è sì sede urbana, diciamo così, fin dal XII secolo, fin da quando fondamentalmente viene fondata dai sovrani normanni, in particolare da Ruggero II e Guglielmo I, ma ha un rapporto e mantiene un rapporto strettissimo con le principali città episcopali, che erano in qualche caso anche sede comitale, che ne erano attorno, in particolare Canne e Sassari, che gradatamente si svuotano in favore di Barletta. C'è un fenomeno di sinecismo fortissimo esercitato dalla città già dal XII secolo nei confronti delle civitates episcopali che le sono attorno, e in competizione immediata con due grandi città molto diverse, una è Trani, naturalmente, antica città bizantina, una delle antiche sedi episcopali del Mezzogiorno, e l'altra è una neofondazione normanna che è Andria, sede di Conti, che però mano a mano viene assorbita, come avviene con le contee del Mezzogiorno, è ordinata all'interno del potere signorile della monarchia. Un'altra premessa molto veloce è questa. Questa verifica della territorialità della città si poneva come problematica anche nel momento in cui bisognava verificare quello che la storiografia aveva, diciamo così, discusso intorno a Barletta, e cioè il fatto che nascesse da Canne e dai cannesi, oppure attraverso il suo rapporto con la Terra Santa e con l'oltremare. Perché qui a Barletta, quasi immediatamente, quando si strutturano nel Mezzogiorno, arrivano i principali ordini militari, e in particolar modo i Templari, i Giovanniti e i Teutonici costruiscono qui una sede importante, tant'è che quella del Tempio diventa la domus principale del Mezzogiorno. Perché? Perché evidentemente c'è un retroterra produttivo che interessa agli ordini militari, che è quello dell'Ofanto, e che guarda alla capitanata, la produzione cerealicola in particolare, ma anche, ed è il motivo, ed è uno dei punti sui quali è stato possibile chiarire nel corso del lavoro, perché in un certo qual modo chiamati dalla struttura sociale del territorio. E allora, qual è questa struttura sociale del territorio? Il punto di partenza del lavoro, e che ha consentito poi di fare un ragionamento puntuale attraverso la documentazione locale, con, diciamo, incrociata con quella della corona, con quella amministrativa, fiscale e cancelleresca della corona normanna e poi sveva e angioina, dicevo, il connotato principale, la fonte principale da cui è partito il lavoro è il Catalogus Baronum, che è questo grande registro, chiamiamolo così, che a lungo si è ritenuto della leva fiscale, che Sandro, della leva militare, che Sandro Carocci in realtà ha, nel suo volume sulle signorie del Mezzogiorno, ha riletto come una sorta di grande programma di ordinamento del Mezzogiorno attraverso la imposizione o comunque la presenza di homines legati alla corona normanna
direttamente ad essa e che potevano poi chiaramente ordinare gli interessi della corona sul territorio, questo registro ha una particolarità ed è l'unico caso in tutto il registro in cui si connotano i milites del territorio non come afferenti alla corona indirettamente o a delle contee, a dei conti, ma come milites baroli, cioè i cavalieri di Barletta. E ci sono una serie di nomi che sostanzialmente insistono in due località, che sono Corato, l'attuale Corato, e Barletta, appunto. Attraverso l'analisi di questi nomi e la verifica della possibilità di poter andare a costruire delle minime prosopografie su questi milites, su questi cavalieri, ho immaginato di poter lavorare non leggendo il catalogus dall'alto, cioè come era sempre stato fatto, cioè attraverso una lettura in un certo qual modo fatta attraverso gli interessi della corona, ma dal basso, cioè verificando attraverso le fonti locali cosa era effettivamente possibile capire di questa fonte. Ed è venuto fuori che probabilmente la lettura dei contesti territoriali attraverso l'incrocio di questi documenti che sono tipologicamente diversi, per lo più fonti ecclesiastiche, quelli territoriali, diplomatiche, afferenti agli interessi delle chiese locali, e poi quelle, diciamo, pubbliche, il catalogus in particolare, e poi i registri fiscali angioini svevi, i diplomi di benefici, si è potuto vedere che effettivamente il contesto locale è un contesto che dialoga immediatamente con la corona attraverso questi uomini, e la corona attraverso questi uomini e le relazioni che costruiscono con importanti casati che già evidentemente esistevano sul territorio, ma che erano muti perché le fonti non ce ne parlavano, la corona attraverso questi uomini costruisce il proprio controllo del territorio e quindi in un certo qual modo ordina quello che era stato un territorio, la Valle dell'Ofanto, che fino al 1130-1140 era stato fortemente conflittuale e altamente bellicoso anche contro gli interessi dei duchi di Puglia, cioè di Roberto il Guiscardo e poi dei suoi successori. Ruggero, introducendo questi uomini che sono sia milites venuti dalla Normandia o comunque dalla Francia, dall'attuale Francia, sia uomini che già erano presenti sul territorio, Ruggero e Guglielmo di fatto creano questo tessuto politico, militare, in particolar modo militare e economico, che gestisce gli interessi della riserva signorile della corona nella Valle dell'Ofanto, che è una riserva importante perché chiaramente, per quanto limitatamente documentata, ma è molto visibile dai documenti, è una riserva, e la riserva che poi costituirà il demanio regio, o almeno una parte del demanio regio, quello che poi renderà ricco il Mezzogiorno. La produzione cerealicola è quella più nota da questo punto di vista. Quello che mi interessava però verificare era come questi rapporti sono stati funzionali alla costruzione della città. Che tipo di pervasività questi casati, che man mano si rendono sempre più visibili, alcuni di questi di origine puramente normanna, diciamo così, usiamo questo termine, altri che si mischiano attraverso l'intermariage con i milites normanni, come e che tipo di rapporto politico riescono a costruire sul territorio. E sono venute fuori delle cose interessanti attraverso l'analisi, la ricostruzione anche proposta in alcuni alberi genealogici degli interessi di queste famiglie, per esempio nei principali istituti ecclesiastici, in particolar modo nella Chiesa Madre di Santa Maria, che è una chiesa che pur non avendo il titolo episcopale è molto ricca e molto forte, e attraverso anche la gestione delle cariche pubbliche e quindi conseguentemente degli interessi del sovrano in città. C'è un punto di cesura nel quale questa conflittualità si evince, che è la metà del 200, che coincidente con la data di morte di Federico II, quando, morto l'imperatore,
Barletta è una città che si ribella a Manfredi, tant'è che le sue mura vengono distrutte. E ce ne parla lo pseudo Yamsilla, un cronista del Mezzogiorno, anche diffusamente. Questo momento è il momento in cui le relazioni egemoniche tra i casati cittadini e lo scontro interno alla città è pienamente visibile. È uno scontro che probabilmente è dovuto a interessi di tipo economico, soprattutto, naturalmente, ma non soltanto, anche di tipo militare. La preminenza sulla, diciamo, militare, della forza militare sulla città di alcuni casati, in quel momento, che è un momento di crisi, di passaggio, è visibile perché diventa violenta. E tant'è che l'universitas in quel momento diventa elemento di produzione, tra virgolette, politica attraverso le carte che produce, e si capisce chiaramente come questo conflitto, quali furono le cause di questo conflitto e come lo risolvono. Il conflitto, guarda caso, si rende visibile perché a un certo momento, dopo la distruzione delle mura della città di Manfredi, alcune famiglie, quelle di più antica origine, di più antica estrazione, ricercano nel titolo episcopale la, come posso dire, la emancipazione della città. Ed altre, che invece evidentemente avevano degli interessi diversi e guardavano ad una proiezione della città in maniera molto più internazionale, vi si oppongono. E lo fanno attraverso un furto sacro che fallisce, che è quello del vescovo, delle spoglie del vescovo Ruggero di Canne, di cui noi conosciamo molto grazie al fatto che c'è pervenuta un'inchiesta che fa chiarezza su queste cose, ma che era restata silente fino a quel momento perché appunto non si conoscevano i precedenti. E in questo volume chiaramente tutta questa evoluzione viene fuori. Un ulteriore, e poi magari chiudo perché sono andato anche abbastanza lungo, un ulteriore elemento di interesse è nel fatto che, essendo la produzione documentaria locale che è confluita nell'archivio diocesano, sia in quello della Chiesa Madre di Barletta, sia in quello che oggi è cattedrale, sia in quello della Cattedrale, è una documentazione che arriva dal territorio. Qui è confluito l'archivio dei Vescovi di Canne, qui è confluito parte dell'archivio dei Vescovi, dell'Episcopio Salpense, attraverso naturalmente le varie transazioni che nel corso del tempo sono state fatte con questa elite militare e politica della città che ha incamerato mano a mano questi documenti. Ecco perché si può parlare non di civitas ma di terra, ed è, credo, interessante andare a verificare come su questo territorio ampio questi poteri signorili, attraverso appunto questi uomini, vengono, diciamo così, operati, quale grado di pervasività hanno, come queste famiglie operano non soltanto attraverso il canonico, il tradizionale, diciamo così, strumento del matrimonio, ma anche attraverso la gestione di questi territori, di queste terre, e quali relazioni riescono a, in questo modo, mantenere rafforzandosi con la corona, con la monarchia sostanzialmente. Naturalmente il volume ha una serie di analisi su alcune di queste famiglie più importanti. I Della Marra di Barletta sono notissimi, almeno per noi storici del Mezzogiorno, perché sono state una delle famiglie che tradizionalmente è stata individuata come una famiglia di cambiavalute, che nasce come cambiavalute e poi si emancipa nel servizio regio. In realtà noi possiamo vedere che anche la famiglia Della Marra ha una struttura militare e ha una struttura militare che tende a mantenere nel corso del XIII secolo. Opposta, paradossalmente, ma non tanto, a alcune famiglie di antica origine che mantengono i feudi antichi che gli erano stati dati dai sovrani normanni. Lo scontro, che nel XIII secolo è visibile, poi diventerà una vera e propria guerra
nel 300, ma questa, come direbbe qualcuno, è un'altra storia. Di questa guerra ne parlano addirittura Domenico da Gravina, Domenico Lenzi, ma soprattutto Giovanni Boccaccio. Ecco, Barletta è, il mio lavoro è andato alle origini di questa relazione, studiando in particolar modo la struttura militare della città attraverso l'incrocio di queste fonti, per cui non vuole essere una storia della città, evidentemente, perché la documentazione che abbiamo non ce lo consente. Ma è la storia di un gruppo, tra molte virgolette, politico dirigente, che è della sua evoluzione nel corso del tempo fino alla prima epoca angioina. Io vorrei ricordare intanto il titolo, perché è importante, è Milites Baroli, signori e poteri a Barletta tra XII e XIII secolo. E poi una cosa che non abbiamo detto, il volume si può trovare, si può scaricare gratuitamente in PDF dal sito della Università della Collana Regna di Fedoa Press, che è la casa editrice della Università di Napoli, Federico II. E io devo un ringraziamento al comitato scientifico che ha voluto ospitare questo lavoro in una sede anche prestigiosa. Ecco, poi ovviamente nel pubblicare il video metteremo anche il link per potersi andare a scaricare il PDF. Vi avviso prima, sono 698 pagine. No, 614. 14, vabbè, allora... Però molta parte sono appendici e indice dei nomi, che essendo un lavoro prosopografico è, diciamo, anche quello corposo. Ebbene, no, era necessario che ci fossero, quindi non scoraggiatevi, ma leggetevelo, perché rappresenta sicuramente un passo avanti negli studi sul territorio in area pugliese. E possiamo dire che Victor è garante di assoluta scientificità del lavoro. Questo ci tenevo. Almeno ci proviamo. E poi ricordo ancora a tutti che anche l'attività del Centro Studi Normanno Svevi prosegue in tempi di quarantena con attività virtuale online. Se vuoi dirci due parole sui video che state producendo. L'associazione, come dicevo all'inizio, l'associazione del Centro Studi Normanno Svevi ha prodotto in questi anni, grazie alla collaborazione con il Comune di Barletta, con il quale abbiamo una convenzione che prosegue, è iniziata nel 2016 e prosegue ancora oggi, ha prodotto una serie di risultati, in particolar modo alcuni convegni scientifici che hanno trovato poi una sede editoriale prestigiosa nei tipi di Puglia, nella collana Aufidus e per Biella. Convegni sia sulla storia tout court istituzionale e politica, ma anche di sintesi storiografica e religiosa naturalmente, ma anche lavorando su quello che è l'altro grande mito motore della città, che è la disfida, e che, diciamo, più o meno tutti conosciamo. Per cui i due libri per Biella sulla disfida sono usciti proprio recentemente, curati da me e da Fulvio delle Donne. E poi una cosa di cui andiamo molto orgogliosi è il fatto che in questi 3 anni e nei prossimi siamo stati in grado di dare delle piccole borse di studio a giovani studiosi che hanno proposto dei progetti di ricerca che andassero a indagare o valorizzare parte del patrimonio meno noto conservato a Barletta, ma non solo, anche in altre città, patrimonio storico-artistico, documentario o anche immateriale, e che poi sono arrivate in sintesi in un volume edito dalla casa editrice locale Rotas. Ora, i video che tu stai vedendo, che noi abbiamo messo in rete, sono sostanzialmente la presentazione dei lavori di alcuni di questi borsisti, perché ci sembrava utile in tempi di quarantena sul nostro sito, sulla fanpage dell'associazione, che ha anche un canale YouTube, che non è ai livelli di quello d'Italia medievale, naturalmente, ci sembrava interessante comunque promuovere questi lavori, facendo conoscere anche i nostri giovani borsisti, e nello stesso tempo fare in modo che arrivassero a far compagnia e, perché no, a interessare il più ampio pubblico possibile. La rete serve a questo, come ben sai, e anche a fare cultura. Meno male che lo abbiamo scoperto o riscoperto, per chi già lo sapeva.
Senti, io ti ringrazio tantissimo per questa presentazione e ringrazio tutti i nostri utenti, coloro che seguono i nostri video sul nostro canale YouTube e quindi niente, al prossimo appuntamento e alla prossima presentazione. Grazie ancora e buona giornata. Grazie a te Maurizio e grazie infinitamente. Oh, no, he's not a